Pombaggi, le parole dette dal mister prima, l'abbraccio ora, spiega tutto, spiega la contentezza, l'ottima prestazione di Pombaggi e soprattutto il gruppo che secondo me, come dice giustamente il mister, è la forza vincente in questo girone di andata, quantomeno. Sì, tante cose voi non le vedete, ad esempio io l'abbraccio che è stato con Dimitri negli spogliatoi, per me sono cose importantissime a livello umano, quindi siamo veramente molto uniti, ripeto, viviamo le settimane per migliorarci, quindi questa è la cosa più importante, di settimana in settimana puntiamo a migliorarci sempre su degli aspetti, a migliorare tante piccole sfaccettature, ci sono una partita. Prendiamo sempre l'esempio degli errori che commettiamo, perché in tutte le partite commettiamo qualche errore, cerchiamo di limarlo, quindi questo deve essere il nostro credo fino alla fine, penso, per mantenere alto il livello di concentrazione e soprattutto anche di divertimento, che per me è importante. Ci stiamo divertendo, quindi vogliamo continuare a farlo. Finalmente è arrivato il tuo momento, sei riuscito a sbloccarti, i complimenti chiaramente per la doppietta, ma di fatto cosa secondo te dalle tue precedenti uscite, cosa non è funzionato in passato che invece oggi è riuscito tutto alla perfezione per avere tu modo di aver cancellato lo zero dalla classifica dei marcatori? Sì, ma ripeto, dipende anche molte volte dai momenti in cui entri nella partita, entrare sul 4-0 delle volte è più un gioco di gestione che di ricerca dell'egoismo e dei personalismi. Io non sono un giocatore che ama tanto i personalismi, dico la verità, quindi quando c'è l'entrare sul 4-0 molte volte mi dedico più al lavoro sporco, a tamponare, a far finire la partita sostanzialmente, perché penso che serva quello in quel momento. Delle volte entri in delle situazioni, come è capitato con la Viterbese, dove c'è da spingere un po' di più, mi è capitata la paragol, guarda caso, poi me l'ha parata, via dicendo. Dipende dai momenti, sono contento anche delle mie precedenti uscite. Domenica non stavo ancora bene, vengo da un mese con qualche piccolo problema fisico, quindi mi sono allenato a singhiozzo, quindi sapevo che era difficile, su un campo pesante come quello che c'era stato mercoledì non era semplice, però ripeto, son contento. Quando ho giocato titolare col Messina ho fatto una buona partita, quindi ripeto, importante è farsi chiamare pronto e fare quello che serve alla squadra. Senti, torniamo un po' indietro, riavvolgiamo un po' il nastro. L'ultima volta che sei venuto in sala stampa era inizio ottobre, hai detto 10 partite serviranno per capire che cos'è il Catanzaro, di che pasta è e che campionato potrà fare. Ne sono passate molte più di 10, anzi qualcuna più di 10, neanche poi tante. E allora diccelo adesso, che pasta è questo Catanzaro? L'abbiamo visto, lo si vede la classifica, ma voi continuate a crescere, cioè ci credete veramente che siete così forti a questo punto? Penso che ognuno si deve mettere degli obiettivi quando succedono queste situazioni, perché l'attenzione è un attimo perderla, quindi ognuno dentro di sé penso che si installa. Ad esempio io personalmente penso, io voglio battere ogni record che si può battere, questo è il mio obiettivo, al di là di vincere o no, voglio giocare le migliori partite che posso da qua a fine anno, quindi sono concentrato su questo obiettivo qua. Si è visto che quando prendiamo un gol o un'azione quanto ci arrabbiamo in mezzo al campo, anche se siamo 3-0, 4-0. Penso che debba essere questo che dobbiamo continuare a fare durante tutto l'anno, quindi dobbiamo tenere alta concentrazione. Hai vinto già qualche campionato nella tua carriera, che differenza c'è fra questo Catanzaro e il Pordenone, al di là del fatto che comunque 17esima giornata là avevi segnato il primo gol nel girone di ritorno, quindi più tardi segni meglio è per la classifica della squadra. Sì, no, quando si vince c'è sempre qualcosa in che puoi avvicinare alla squadra, quando si vince c'è sempre qualcosa di bello nella squadra, quindi è facile fare i paragoni e trovare qualcosa di, diciamo, di uguale, di qualche somiglianza si può trovare. Anche lì devo dire la verità che era un gruppo molto importante, c'era un gruppo che c'era un obiettivo che si viveva giorno per giorno, che andava oltre quello personale, quindi è quello che si respira nel nostro spogliatoio, questa è una cosa che penso che ci può dare una mano. C'è più concorrenza rispetto all'anno scorso, nella seconda parte della stagione comunque eravate un gruppo sempre molto forte, con tante alternative, ma non come quest'anno, però sembrate ancora più uniti quest'anno. Le individualità sembrano perdersi nel livello generale e nell'obiettivo generale. Guarda, questa cosa qua ci ho pensato da poco, dicevo, l'anno scorso abbiamo fatto una grande rincorsa. Abbiamo fatto una grande rincorsa finita con una bella bastonata, perché alla fine abbiamo preso una bella bastonata, e penso che tutti quanti abbiamo finito con una voglia matta di ripartire, quindi quando siamo arrivati al primo giorno di ritiro
c'era la voglia di fare proprio da cattivi in questo campionato. È quello che stiamo facendo, quindi dobbiamo ricordarci la bastonata che abbiamo preso per continuare a pedalare forte.